tornata con un nuovo video. Oggi sono qui per fare un altro mascara challenge, sfida tra due mascara. Ne avevo già fatto uno un po' di mesi fa e adesso ho pensato di riproporvene un altro visto che ho quasi terminato altri due mascara. Sono due mascara che sto utilizzando da tantissimo tempo e in questo video si sfideranno un mascara low cost e un mascara di medio costo. Quindi vediamo un attimino appunto quali sono questi due mascara e soprattutto quali sono le loro caratteristiche. Il primo mascara di cui vi parlo è un mascara low cost, come vi ho detto prima, e si tratta del Glamour Doll di Catrice ed è un volume mascara, è un mascara che dovrebbe appunto dare volume alle vostre ciglia. Come vedete ha un packaging abbastanza semplice, essenziale, ergonomico, quindi comodo per essere impugnato, per l'impugnatura, ed è tutto nero con queste scritte molto semplici in colore argento, mentre il secondo mascara che vi faccio vedere ha questo packaging particolarissimo che attira tantissimo l'attenzione perché ha questo packaging ad effetto specchio, quindi molto bello, molto luminoso, attira sicuramente tantissimo l'attenzione ed ha una forma più cilindrica, quindi non è ergonomico, non ha un'impugnatura ergonomica se non nel tappo che ha questo particolare di essere avvitato e consente di impugnare appunto meglio il tappo, quindi è essenziale appunto avere un'impugnatura ergonomica sul tappo perché sarà quello che poi appunto noi terremo in mano per applicare il mascara, mentre ritengo che per quest'altro sia poco utile e poco comodo avere una specie di impugnatura ergonomica qua, perché il mascara comunque non si applica dal tubetto ma si applica appunto dal tappo, quindi penso che sia più logico e sensato fare una specie di impugnatura che faciliti appunto l'applicazione sul tappo. Entrambi sono due mascara volumizzanti, perché anche questo qua di Bare Minerals è un volumizing mascara, quindi tutti e due dovrebbero dare appunto l'effetto di ciglia molto più volumizzate, molto più allungate, molto più inarcate, che vanno ad aprire tantissimo lo sguardo, che vanno ad aprire l'occhio. E che cosa dire, io ho alternato per parecchio tempo, per parecchi mesi, questi due mascara e ovviamente la differenza tra un mascara low cost e un mascara di medio o di alto costo si nota generalmente, vi è molta differenza. E andiamo a vedere insieme l'applicazione di questi due prodotti, così potete vedere anche voi con i vostri occhi come si comportano sulle ciglia e dopo torniamo insieme. Allora, come
avete visto dal video dell'applicazione, questi due mascara si comportano in modo diverso. Cominciamo con questo qui di Catrice, applicazione abbastanza semplice, immediata, anche abbastanza veloce. Come avete visto non si formano grumi durante l'applicazione, il prodotto si stende bene sulle ciglia e avete visto che ha questo scovolino con queste setole piccoline, molto corti, molto corte, molto fitte, attaccate tra di loro proprio per prendere meglio appunto le ciglia e per pettinarle e allungarle al massimo. Mentre questo qui appunto di Bare Minerals, il Lash Domination, avete visto che ha uno scovolino molto più grosso, molto più cicciotto, con delle setole che sono anche molto più lunghe e che quindi prelevano più prodotto e ne rilasciano di più sull'occhio. Infatti si è vista subito la differenza, mentre con quello di Catrice ho applicato una giusta quantità di prodotto, quindi non esce del prodotto in esubero dal mascara, con questo qua di Bare Minerals esce molto più prodotto, tant'è che bisogna pulire lo scovolino sul tubetto prima di applicarlo, perché esce una quantità eccessiva di prodotto e si corre il rischio di formare un pochettino di grumi. Non so se avete fatto attenzione, ma all'inizio ho dovuto pettinare più volte le ciglia perché si era andato ad aggrumare un po' di prodotto. E soprattutto avendo un applicatore più grosso, 9 volte su 10 o 8 volte su 10 correte il rischio di sporcarvi la palpebra con il mascara, come è successo a me. Per quanto riguarda la colorazione, sicuramente questo qua di Bare Minerals lascia una colorazione molto più forte, si tratta di un nero molto più forte, molto più intenso, quindi con un effetto più drammatico, mentre per quanto riguarda questo qui di Catrice è un nero un pochettino più spento, meno forte, meno grintoso. Che cosa dire di questi due mascara? Io mi sono trovata bene con tutti e due e ovviamente non si possono comprare sempre dei mascara che costano tantissimi soldi. Questo qua di Bare Minerals non vi sto dire quanto costa singolarmente, perché io l'ho comprato all'interno di un kit di Bare Minerals, quindi c'erano altri prodotti all'interno. Questo qua di Catrice, se non sbaglio, costa sui 4 euro, 4,95 euro, quindi un prezzo basso appunto per un mascara. Se devo scegliere appunto tra questi due mascara oggi, quello che vince dopo questa sfida così all'ultima setola è sicuramente il Lash Domination di Bare Minerals. Nonostante richieda più attenzione e più cura nell'applicazione, sicuramente va a volumizzare di più le mie ciglia, a dargli più tono, a dargli più grinta e soprattutto va ad aprire di più lo sguardo rispetto a questo qua. Non vuol dire che appunto questo non sia un mascara assolutamente da scartare, da non tenere in considerazione, pur essendo un prodotto low cost è un prodotto abbastanza buono che svolge il suo lavoro. Se volete un effetto molto naturale, molto semplice per andare a lavorare o per andare a scuola, non avete bisogno di look molto forti e molto drammatici, sicuramente questo mascara farà al caso vostro. Hanno anche una buona durata perché sono aperti da un 3-4 mesi se non sbaglio, non si sono ancora seccati. Forse a volte ogni tanto aprendo questa confezione, questo tubetto, rimane qualche piccolo pezzettino secco, però insomma non possiamo pretendere miracoli, 4 mesi sono già abbastanza per un mascara, ce ne sono alcuni che si seccano anche dopo un mese. Quindi questa è stata la mia opinione, la mia recensione oggi su questi due mascara. Fatemi sapere nei commenti se avete utilizzato anche voi uno di questi due mascara, come vi siete trovate, oppure se ci sono dei mascara che mi consigliate, che secondo voi appunto dovrei provare, dovrei testare. Il mondo dei mascara veramente è infinito perché ce ne sono tantissimi, a partire da quelli low cost, quelli di medio prezzo, arrivando agli high cost, sono veramente tantissimi. Secondo me non basta una vita appunto per provare tutti i mascara che ci sono in commercio. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi aspetto tanti mi piace nel caso appunto vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle!